Il 28 febbraio del 1987. Dino Stanga ha una grande passione, volare con il deltaplano. Passione che ha trasmesso al figlio Aldo. Invece, la moglie Rosa, ogni volta che vede partire i suoi cari, è sempre molto preoccupata. Mia madre mi raccomanda sempre, se c'è il vento, non volare, è meglio perdere un'ora di volo che succedere qualcosa di grave. Va bene, mamma. La giornata sembrava ideale, anzi lo era, sicuramente. Vicino a casa, circa un chilometro e mezzo di distanza, troviamo un'area adatta per poter decollare e ci mettiamo al lavoro. Ci vuole molta attenzione nel montare il deltaplano. Anche il più piccolo errore può essere fatale. Dino controlla ogni cosa con meticolosa attenzione, mentre Aldo issa la manica a vento. Mio papà fa sempre un volo da solo per controllare il tutto se funziona, perché è meno rischioso. Avevo sempre un po' d'angoscia quando mio papà partiva. Tutto sembra a posto. Il padre fa salire a bordo Aldo. La meta dell'escursione è una fattoria dove lavora un agricoltore amico di Dino. La distanza da percorrere è di circa 15 chilometri. Individuato il luogo adatto per atterrare, Dino decide di scendere. Dino non riesce ad allineare il deltaplano alla stradina. Rapidamente riprende quota. Fallito il primo tentativo di atterraggio, Dino ci riprova. Ci avviciniamo appunto vicino alla cascina e l'agricoltore era nei paraggi. Quando ci vede arrivare con il deltaplano, i bambini ci salutano, ci vedono, guarda l'aereo papà, sai, sono curiosi, una cosa un po' strana, ecco, non è una cosa normale che vedono. All'improvviso si alza una folata di vento, una ventata di pochi secondi, ma è sufficiente per affrettare la loro partenza. Appena raggiunta la quota di circa 500 metri, il deltaplano comincia a sbandare. Quando magari si alza un attimino il vento, cerchi di cambiare a tratto di superficie di aria per vedere se riesci ad avere meno colpi di vento. Ma quando comincia il vento a raffiche, allora il vento a raffiche crea seri problemi. Il vento va e viene a raffiche. Dino ha grosse difficoltà a governare il velivolo. Pensavo, speriamo che vada bene, perché non riuscivo più a capire se valeva la pena di scendere o di continuare il viaggio, perché essendo per aria e vedendo il velivolo che andava di qua e di là, ero preoccupato, sì, molto.
era una giornata bellissima quel giorno lì, e dopo tutto un tratto è venuto su un vento a raffiche e mi sono detta, oddio, quelli là stanno volando, senz'altro succede qualcosa. Vista dal campo mi si è aperto il cuore, diciamo, vabbè, ormai siamo arrivati, cosa vuoi che succeda, peggio di così. E invece gli ultimi 500 metri, un chilometro, è stato proprio... non riuscivamo più ad andare avanti perché era talmente tanto il vento che ci spostava continuamente a lato, a destra, a sinistra. E io gli dicevo, mio papà picchia, picchia, appunto per picchiare, per andare più bassi, no? Per cercare di avvicinarci alla terra, ma appunto il vento non ci dava tregua. Dino tenta l'atterraggio, ma il vento solleva il deltaplano e lo fa sbandare pericolosamente. Dino fa un altro tentativo. Sono venuta a casa tutta di fretta dal paese. Ho visto comunque che mancava la macchina dove portano il deltaplano, quindi erano ancora fuori. E ho preso la bicicletta e sono andata a vedere nei campi dove solitamente so che volano. Mi sono guardato attorno. Ho capito che eravamo rovesciati, appunto perché eravamo con le gambe per aria, ma ho cercato subito di liberarmi perché appunto ero in una posizione scomoda, dovevo appunto compiere qualcosa per cercare di salvarci tutte e due. Mentre Aldo cerca di scendere dall'albero, Dino è rimasto incastrato con la barra del deltaplano che gli blocca il torace. Non dà segni di vita. Ho avuto un momento quasi di panico, no? Ho chiesto aiuto, non c'è nessuno, non sapevo cosa fare, non riuscivo a fare niente, ero quasi immobilizzato. Aiuto! Aiuto! Quando sono riuscita a arrivare lì al posto, ho visto il deltaplano capovolto, mio marito in alto, e Aldo, mio figlio, si è messo a urlare, mamma va a cercare in paese soccorso per cercare qualcuno che almeno l'aiutasse, perché lui da solo non ce la faceva a tirarlo giù. Guardo per aria e vedo che scende della benzina e devo fare molto presto perché se la marmitta, essendo calda, prende fuoco, succede un disastro. Aldo corre verso la macchina, prende il bastone della manica a vento pensando di utilizzarlo per liberare il padre. Riesco così a liberarlo, anche se con fatica e diciamo non solo con fatica, anche con una certa prudenza, perché non so in che condizioni poi potevo trovare il papà. Ho fatto un bel volo, saranno stati adesso i metri 3-4, ma mi sono sentito in paradiso. E io ho capito che se non riusciva a liberarmi ci sarei rimasto, perché proprio non respiravo più. Quando sono tornata con la bicicletta là, che le ho visti tutte e due, ho detto, beh, insomma, anche stavolta è andata bene. Perché insomma quando vengono giù sani, già penso che sia
un sospiro proprio di sollievo. Ero innamorato prima del volo e lo sono ancora. Diciamo che la terza dimensione è qualcosa di più, ma non si può descrivere, bisogna provarlo. Secondo me è una malattia. Oggi Dino e Aldo continuano a volare.